bentornati, un'altra puntata di Fortify News. Anche oggi sono qui per assaggiare una birra, sono qui in cucina e assaggiamo una delle mie birre questa volta, in particolare l'ultima che ho fatto nella scorsa stagione. E chi mi segue sa che l'ultima cotta della stagione è sempre la Lanford. Lanford è la birra che faccio appunto a fine stagione con gli avanzi, con quello che mi è rimasto in casa di malti, lupoli, eccetera. Ci butto dentro un po' di tutto e per finire appunto le scorte, quindi è sempre un po' diversa un anno dall'altro, però il nome rimane sempre quello per tradizione. La chiamo sempre, la considero sempre una Belgian Ale come stile, perché tradizionalmente uso sempre un lievito belga per fermentarlo, il T58 Fermentis, che quindi dà un po' quelle caratteristiche tipiche delle birre di quel paese, quindi la chiamo così, Belgian Ale. Per il resto, quest'anno, nella ricetta di quest'anno, ci è andato dentro una base di Pilsner tedesco, una buona parte di Vienna, un po' di caramuni, un po' di aromatic, un po' di carapils, un po' di wheat, un po' di Pilsner belga, parecchie cosette insomma, in tutto 4 kg di grani. Ho fatto un mash a 66 gradi. Come luppolatura ho usato dell'Allertau d'Amaro e anche del Cascade. Cascade che hanno messo un po' d'amaro e un po' a 15 minuti dalla fine della bollitura. Il lievito, come dicevo, T58. Ho avuto una densità iniziale di 1,053 dopo aver fatto anche una leggera diluizione di 1,5 litri. E poi dopo la consueta fermentazione ho avuto una densità finale di 1,012, quindi un 77% di attenuazione apparente e una gradazione alcolica di poco meno di 6 gradi calcolati. Andiamo quindi a vedere com'è venuta. La stappo con un po' di ansia perché ieri ne ho aperta un'altra bottiglia e mi ha giocato un brutto scherzetto. Non vorrei che la cosa si ripetesse, spero fosse un caso. È stato un caso quella di ieri, è andata bene. Allora, colore molto bello, un ambrato tendente all'arancione, non proprio limpidissima, forse un po' di chillase, schiuma bella, abbastanza fine, abbastanza persistente. Vedete come rimane questo mezzo centimetro di schiuma. Al naso si sente una leggera speziatura tipica di questo lievito che appunto dà queste note speziate. Si sente anche un po' di fruttato, profumo comunque interessante. Non si sente particolarmente forse il lupolo, però più un profumo di malto proprio. Assaggiamo, salute!
Cosa che mi fa incazzare è che queste birre fatte con gli avanzi di solito sono quelle più buone, che vengono meglio di tutti. In effetti la birra è buona, si sente un po' l'alcol, ma non dà assolutamente fastidio, senza note di solvente o cose particolari. Non è una gradazione tanto alta, però nemmeno bassissima. La carbonazione è buona, si vedono anche un po' di bollicine che salgono nella birra, in bocca è gradevole, è anche tutto sommato abbastanza beverina, pur essendo abbastanza corposa. Amaro il giusto, non tanto. Nello stile delle birre belghe, che di solito non sono molto amare, si sente abbastanza il caramellato, delle note un po' caramellate, malto in prevalenza, insomma, come anche qui un carattere che è dato più dal malto che dal lupolo. Il Cascade, per esempio, non si sente più di tanto, perlomeno se c'è viene abbastanza coperto dai profumi e dal gusto del malto. Una birra comunque gradevole, ben riuscita. Interessante. Peccato che, come tutte le Lanford, resterà un esemplare unico. Per oggi è tutto, ci rivedremo al prossimo video, vi prometto che comincerò a pensare alle birre da fare nelle prossime stagioni, nel prossimo video comunque probabilmente farò un resoconto insomma della stagione passata, ripassando un attimo in rassegna le birre fatte e in base a questo poi deciderà anche per la prossima stagione di birrificazione che sta per iniziare quali birre rifare, quali rifare con delle modifiche e quali lasciare da parte per introdurre comunque qualcosa di nuovo, perché ogni anno piace fare anche almeno un paio di birre nuove. Quindi appuntamento alla prossima settimana, spero, o comunque quando sarà. E saluto tutti!